Comunicazione importante prima del video. Ogni martedì sera alle ore 21 saremo live per guardare insieme, commentare insieme House of Milf 2. Mi raccomando, sarà un lungo viaggio anche perché sono 12 episodi ogni martedì su Twitch. Avrete tutte le informazioni qui in descrizione, mi raccomando. Ciao! Questo va mega bene. Ma che cazzo dici? Mi vuole, signori! Cioè, ma lui, cosa dice? Lui, basta no! Che... Guys! It's my father. It's my dad. My dad. Allora, ho dell'ansia. Vado, eh. Signore e signori, io sono Tony Epenz, lei è Gesù Esile, benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui, signori, per commentare la prima puntata di... House of Milf 2! Il ritorno delle mammelle spudorate! Delle Smarmelet, signori, torniamo alle origini dopo un anno e mezzo. Ce l'abbiamo fatta! Fatevi un applauso tutti, signori. Tutti! Perché siamo in live a guardare House of Milf insieme alla nostra chat. Guardate che bellissima, sempre di più, sempre più attiva. Siamo ancora qui tutti insieme a commentare. Tutto comunque scritto, c'è tutto scritto qui, come sempre avete tutte le info nel box descrizione. Sono molto emozionato perché si ritorna alle origini, un programma pazzesco che sta cambiando, anzi che cambia, perché non è come il solito House of Milf dove le madri hanno beccato i figli pensando di trovare dei ragazzi giovani e al contrario. No ragazzi, quest'anno le nostre milfone entrano nella villa sempre per trovare l'amore giovane fresco, ma i loro contendenti non saranno più i figli, ma saranno dei ragazzi sconosciuti, normali, estranei. Però c'è un però grande, enorme, devo dire, come le Smarmelt. A un certo punto entreranno nella casa i padri di questi ragazzi, signori. I padri di questi ragazzi entreranno e anche loro dovranno conquistare le nostre MILF. Mamma raga. Cioè, voi adesso ditemi chi ha avuto questa idea. Ragazzi, cioè, ditemelo. Si poteva fare peggio dell'anno scorso, della prima stagione? Sì! Certo! Ed è proprio qui davanti a noi. No, raga. Quindi, se volete vedere la seconda puntata, signori, 5.000 like su YouTube, supportateci, commentate. Commentate, perché vogliamo vedere la vostra voglia di andare avanti in questa serie. Saranno 12 puntate. Perciò, amici, bando alle mammelle sgocciolate. Sgocciolanti. Partiamo con la prima puntata di House of Milf 2. Ah, piccola premessa, signori, ve lo dico, non vi arrabbiate già nei commenti, è sottotitolato in italiano, lo guardiamo in lingua originale, perché non esiste doppiato in italiano. Noi l'abbiamo trovato nei meandri di internet, l'abbiamo sottotitolato solo per voi e per noi, ovviamente, avevamo troppa voglia di vederlo, non volevamo più aspettare, quindi abbiate pazienza. Signori, c'è anche una piccola chicca, perché a un certo punto... Ah, è vero. Ritorna la Smarme, la donna che tanto ci ha dato con quelle mamme fortissime che ha trombicchiato ovunque, leccato gente, baciato. Tornerà nella villa? In che puntata? Lo scopriremo insieme. Since my divorce, my dating life is an absolute train wreck. Ed ecco la prima chellona, perché un po' la ricorda. La Smarma ce l'ha. Sei donne. Women. I haven't been in an actual committed relationship in over 10 years. 10 anni che si sbaciucchia con il mondo intero. I haven't found my soulmate, but I feel like that's about to change. Ragazzi, le cose stanno per cambiare. Beh, però raga, posso dire, prima cosa che noto, qui c'è un po' più di giovinezza. Abbiamo aspettato un anno per rivedere le nostre smarmellone succulente, smarmellate unte e disunte di crema solare e alcol alle 8 di mattina, guerrite per decidere se è meglio il figlio o il padre, o chi se lo sa, entrambi. Smarmelade con missili al posto di te che fanno partire la pass. Ed è tornato il commento. Il commento. Where are the men? Già urlano. Oh sì, Five younger men. Ah, quindi uno e meno delle donne, proprio sì, per mettere quel pepe. Men can date younger women, but I feel like women get a bad reputation. Chi sarà il nostro Zè quest'anno? Vero, chi è che invecchierà chi ogni sarà, puntata? Chi sarà, ragazzi? Ladies. There's something exciting about younger guys. Ma dai, cominciano a mettere la crema sui peli.
signori. I don't smell like an old person. Follia. Non ho l'odore di una persona anziana. Anytime you're with a group of women and you're with her. Ma così? Oh, così? At some point. Signori, ma che ve l'ho detto, ve l'ho detto. Slinguate così, signori. Girl, I don't give a f- about you being a damn. Girl, I don't give a fuck. I just fucking spoil this. Friends with women there are much worse than you. Okay. Much worse than me. Well, there I mean is. For real. Much worse than you. I'm quite a jealous person. When I'm seeing someone, I don't want them to be dating anyone else. Ah, ci sono pure le trame, vedi? Lui è geloso di quella. Sì. Ma signora, raga, ma limonano tutti. Ma ragazzi, ma limonano in continuazione. Ma scusa, ci ha messo 6 puntate a dare un bacio. Not gonna be pretty. Signori, il delirio! Pianti anche! No, guardalo come... Coinvolgimenti emotivi! Oh, oltre che limoni e discorsi senza senso. Damn it! I am so hurt! Raga, Ex on the Beach è diventato? Tell me figure it out. What shocking twist! Raga, c'è il twist qua! Guardate ora. Bene! Somebody's coming! Oh my god! Oh my god! Ragazzi! Guys! What? Guys, ragazzi, our fathers! Ragazzi! Questa è la chellona. Questi sono, raga, i piedi. Questi sono i piedi. Non so se li riconoscete. Questi sono i piedi della smarme, eh. E infatti loro hanno paura. MILF Manor 2, House of MILF! Guys! Raga, non sono più alla Paz, ma non mi mettono neanche il luogo da dire. Ma dico lo stesso, finta che siamo alla Paz. La Paz, Mexico. Mi sembra più Wyoming, proprio. Wyoming. La prima, signore. Eccola. My name's Shamey. 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 I'm 51 years old and I'm from Bucks County, Pennsylvania. 51 anni, ma non è possibile. My nickname is Sparkle. Perché è frizzante la signora. I have 3 children. 3 figli. They are older. I am an empty nester. No, è sbagliato secondo me la traduzione. No, sono una persona che non vive più. No, che è libera, secondo sì, me. Certo. Ha molto più tempo libero, ecco. Having 2 divorces with 3 children, there is trauma there. Beh, ragazzi, però no, Kelly, raga, è inarrivabile. Kelly c'ha 18 figli per 77 mariti. I believe that I am successful in most areas of my life. Tranne che nell'amore, immagino. Certo. Except love and relationships. Ovviamente. Non credo che sarebbe lì, altrimenti. Oh, I definitely need a drink. Attenzione, certo. Sono solo 9:30 e si parte dove ci siamo lasciati, signori. Sì, esatto, si chiude un cerchio. Subito tequila, vini, cose. Gin, tutto. Perfetto. Ubriachiamoci, è la cosa giusta. Actually struggle with it at times because it's hard to be taken seriously. Iniziamo... Se bevi alle 9 di mattina è difficile essere presi sul serio. Someone who I can have a good conversation with and superficially they need to be good in bed. Certo, ragazzi, la cosa più importante è lo sficcaezzo. I am ready to find the person. Speriamo. Deserves me and deserves my love. Vai, vai! Tutto giù! Alla goccia, cazzo! Ubriaca marcia alle 10. Falling in love in Canada is something that I never expected in my wildest dreams. Ah, sono in Canada allora! Attenzione, perché non è finita, stanno arrivando gli altri. Ecco, ragazzi, lei è una matta. Lei assomiglia a cosa, l'attrice italiana? È impacciatore. My name is Barbie. Barbie. I'm 45 years old. 45. Bella donna. I live in Salt Lake City. I'm originally from Mexico City. Sì, sì. Allora... La ciudad, Mexico. Cioè, tutti da lì arrivano. I have dated men from 29 all the way to 1 foot in the grave, depending on how much money they have. Quindi ci ho frequentato ragazzi dei 29 anni a quelli vecchissimi con un piede nella fossa morenti proprio. A seconda di quanto denaro hanno. I have so much Botox I can't even smile. No, no, sto male. Ew, you look so beautiful. So do you. Oh, you're beautiful, you're amazing, where? I feel like I had a great sex life in my 20s and my 30s. Okay. But as I've gotten older, there needs to be now this connection with it being emotional. Lei ha bisogno di trovare un uomo serio. Sì, adesso. Esatto. Quindi cerchiamo i ventenni che hanno fame di sesso. In un reality. Certo. Everybody's favorite ex-girlfriend. Ah, beh, certo. Ma c'è comunque, ragazzi, un'umiltà in questa villa. È stata villa. Anche con me, comunque. Volevo dirlo, sì, era la mia ex. La tua ex preferita, lei? Sì, sì, la mia preferita. Cioè, ma passavo dal Canada, anni avevi? Dal Messico. Quanti avevo, non posso dirlo. Hopefully I can find somebody to fall in love with or play handsies with. Con cui giocare con le mutande. Che bello, esperienze molto interessanti. Yeah, I think I've seen a porn like that once.
No, ma ragazzi, quanto sono, raga, spinte quest'anno. Sono spinte vere, eh? Attenzione, so young. Lei avrà 60 anni, immagino. My name is Callie Mack. Callie Mack. 59! L'ho detto! Ma lei è instructor di Pilates, raga, ragazzi. Cioè, questa c'ha 59 anni. And that little old lady from Pasadena, California. Pasadena! California! I fled Vietnam in 1975, hours after the Viet Cong took over Saigon. Incredibile questa storia. With only the clothes on our backs. C'è anche dell'emozione, raga, in House of Fear. Beh, lei sta piangendo appena entrata in casa, mi sembra già la emotiva. I am an immigrant, but a very proud American. E sono qui per dimostrarlo. I've been married twice and I've been divorced twice. Comunque gente tutta tranquilla che ha dei rapporti sani. People my age are like, they're jaded, they're tired and they smell. Ma perché puzzano? Ma perché 60 anni uno dovrebbe puzzare di anzianità? Cosa vuol dire? Attenzione, signori. Eccola, raga. Rihanna! Rihanna, signori. My name is Crystal and I'm 48 years old. 48 cioè, anni. Guardatela, fotografiamo, raga, questo momento perché secondo me lei facciamo ci un applauso. Lei Crystal si chiama, eh. I have 3 sons and I have 4 grandchildren. Ho 3 figlie e 4 nipoti. I guess you can call me your grandma. È una nonna. GILF. È GILF. Grandmother, I like to a livello superiore. One was a marriage, 3 were my children's fathers. Ah, cioè ha avuto 3 figli e 3 padri diversi anche lei. Sì, sì. Non tanto perché lo fanno uno libro di far cocuare, ma che voglia hai poi di interagire con 3 genitori diversi, che 3 rottura padri di Yeah! Come on, yeah, mamma! Hi! Attenzione ragazzi, prima cosa che si fa, bersi un litro di vino. 3 boys and I recently lost a child 2 years ago. Oh my god. Un figlio, avrebbe compiuto 23 anni, raga. So sorry about that. I'm so sorry. Dio, ma è una roba bruttissima, raga. 2 anni fa. Portland. He was 20 years old when he was killed. He was killed with his best friend in St. Louis, Missouri. Ma scherzando? Cioè, sono morti entrambi. The last thing I want is to have a broken heart on top of a grieving heart. I can't say that. Aiuto, ma questa roba mi mette una cosa addosso. Ma andiamo avanti, signori, arriva un'altra smarmellona. I'm Christina from good old North Carolina. I am 46. Non ce n'è una vestita elegante. Cioè loro non sanno proprio cosa sia l'eleganza e il gusto. Sono vestite da cavalle. Cioè raga, sono vestite di scuderie. Cioè da veramente 15 anni in discoteca per la prima volta. And I came to find my man. Lo troverà. Lei mi ricorda un po' quella che non riusciva mai a concludere. Mi ricordo i nomi. You know, I was married for almost 20 years. After my divorce, you know, I was like, I'm done, I'm never marrying again. Dopo 20 anni di divorzio ho pensato, sì, uomini giovani, venite da me. I have to fuck now. I'm ready. My pussy's ready. Questo ha pensato, ma non lo vuole dire, ovviamente, che è una persona. Lo dice in maniera un po' più velata. Certo. Wow, gorgeous. It took me a long time to heal. Ma cos'è che ha le catene? Cioè quelle sono catene già per legare al letto? Perché lei deve togliersi le catene del matrimonio per cos'è aprirsi roba lì? All'apertura della singolitudine. How are you? Welcome. Ciao baby. I am open to dating younger guys, but I feel like the women get a bad reputation. Se una donna più grande sta con me, sembra una poco di buono. Sì. Ciao Paola Gelmini, ovviamente lei, ex ministro dell'istruzione. I programmi culturali. Do you want a little glass of wine? Definitely, for sure. Let's get you one. Certo. Voglio bermi un canale di vino. Non c'è più alcol. La sta già cercando una bottiglia piena. Abbiamo già finito. C'era, arriva. Prior to that, let's just call it what it is. I was a stripper. Ah, lei era una stripper. Ne vedremo delle belle, signore. Do you want to see my trick? Ma lei riesce a muovere le minne? Mimi. Barbie wants to be the center of attention. Vedi, già l'addocchiata. Signori, eh. Look at who's just arrived. Chi è arrivato? È l'ultima. Ah, lei molto smart. Hi, I'm Lynette. I'm 50 years old. 50 anni, raga. Sì. And I've just been kind of coasting along, looking for somebody and having absolutely no luck. Niente, raga, tutte donne che cercano. Divorziate ma che non trovano un uomo, cioè. Join the club. Yep, that's why we're all here. Welcome to the club. I went straight from college and then I got pregnant and then I was with my ex-husband for 20 years. Lei proprio discorso. Sì, uscito di vista, incinta, sì, tutto, adesso classico. È libera ed è pronta a un camion di spogliarellisti. I had a lot of fun.
with a lot of people. A lot of fun with a lot of people. Con un sacco di gente. What kind of guys do you think are coming? We were talking about they're that young earlier. And hot. That's I, what I, I'm yeah, thinking. Sì, vabbè, lo sanno però che arrivano i ragazzi più giovani. Perché l'altra volta no, sì, lo sapevano. Sapevano, ma non sapevano che erano i loro figli. Ok. I think younger men have a lot to offer me. Chissà come mai. Like, what happens if we like the same guy? Vi ammazzate di voi. Questa potrebbe essere una soluzione. You know what? All you bitches are competition. Non ce la fanno ad essere teatrali. A muoversi. Ah, I've definitely have been in the same dating pool as a lot of my friends. Cioè che è andata con tutti in un gruppo con tutti gli amici. Qua c'è dell'Harvard, c'è dell'Harvard qua, eh. In this house with these personalities, it could be a show. Anche secondo e me. E dateci sto fuck show. Chi di queste rimarrà incinta a fine stagione? I hope with this experience we do meet some hotties. Spero di incontrare delle persone perfette, delle persone belle che possono allietare il mio cuore e poi spam! Spam! But I hope they're not like our sons. Oh. Ah, perché loro si aspettano ancora che entrino i figli. Brava. Perché hanno già visto la prima stagione. E invece... Comunque è rimasto con quest'occhio così. Che non mi sembra proprio. Fall in love and fall in love with the hoe. Attenzione! Cos'è? Il tablet, no? Oh my god, I got a text. Al messaggio. And of course, I don't have my readers. Oh, ok. Ah, sì, ah, lei deve mettere gli occhiali per lì. Vabbè, altre cose che vede bene, però. Incredible date and most importantly the opportunity to find true love. Ok, qua, ragazzi, guarda, cosa che non accadrà tutte mai. Le cose più importanti. PS, prepare for some major shocks and surprises throughout your time here. Preparatevi a uno shock tremendo. Where are the men? Dove sono gli uomini? Where is? Umbrella. Ella. Look towards the lake. Men are arriving now. Guardate. Arrivano con la barca, signori. Signori, il lago. Arrivano con la super motoscafa. No, ragazzi, fa troppo ridere questa cosa. If my son gets off that boat, I'm gonna have a stroke. Beh, allora hanno paura perché pensano che scenda il figlio, capito? Oh my god. Non li vedono bene. Perché gli servono gli occhiali, non ci vedono, c'è 50 anni. Oh my god, vedono delle robe nere che... delle ombre. Sfocate. I'm ready. It's game time, it's go time. Guarda come si lecca. Madonna. Si guarda la patata pure. Sì, mi so. No, dice, siamo pronti. Sono pronti. Che schifo, raga. Che schifo. Oddio. Vabbè. Non possiamo andare avanti così, raga. Like, finally. Come to mama. Oh my god. Vieni dalla mamma. Sembrano gente che sta al mercato che cerca di prendere il pesce. So, bring it on. Lui mi sa che è un bel ragazzo, sì, signore. Sì, sì, eh. Le vedo già bagnate, raga. Yeah! Ma cos'è una la pesca dell'una parte? Ladies. My name is Chris. I am from Owensboro, Kentucky. Beh, Chris figo, eh. 27 years old. I'm an MMA fighter and a model. È un lottatore di MMA. MMA modello. I love my Hispanic women, I love my Asian women, I love my thick women, my slim women. Tutte le donne ama. Cioè, anche le smarme. I've tried dating like just out on the streets. I've tried picking girls up. I've tried the online dating apps. Lui ama la provato le app, provato cioè, queste. Poteva riassumerlo così. Cioè, il tipo lavora durante il giorno, cioè hai altri sì, hobby. Sì, però posso dire anche che mi sembra un po' disperato. Sì, cioè, se sei così disperato c'è qualcosa non va. Che non vai lo scopriremo. Vai, esatto. So, I was like, all right, let's give this a shot. Beh, entriamo in un programma che sono sei donne dai 50 anni in tutta terra. Hi, I'm Barbie. Hi, Barbie. Let's do two kisses. Eseguiamo due calci. Cos'è? Eseguiamo due calci. Sarà prepariamo due calici. Ah. Already. About how I feel about him. Perfetto. Già abbiamo lei, capito. Lei ha già le palpitazioni, sì, ragazzi. Sì, sta già male. Barbie tries to call dibs on the tall guy. I'm like, no way, bitch, that's mine. No! Certo. Attenzione, Joy. I'm here because... Ma si chiama Joy davvero? Come il figlio di della Kella. I kind of want to get manhandled by an older woman. Lui a 21 anni sta già invecchiando. Vuole una grande donna. Vuole essere amato da una donna più anziana. Grande. Guardate ragazzi, qualcuno mi sa dire perché non ci sono i figli? Perché? May. Perché May. C'era un altro colpo di scena. Allora,
I'm coming, don't worry, I'm getting up there. Sto venendo, ragazzi, arrivo. Joey is giving bad boy vibes. Ma non è vero. Lui tranquillo, piacere. Piacere, io sono bad boy vibes. Lavoro in chiesa. I'm definitely here to find love and I'm here to find the best friend. Cioè lui? Ah, lui ragazzo pulito, occhi azzurri, camicia bianca. I love women that are intellectually stimulating. Ah, le donne più anziane hanno questa way. Ti stimolano di più. I'm hoping my English accent will help me stand out. I'm very physically fit. Ma lui è inglese. No, fai solo incazzare in realtà. Infatti, comunque, infatti, cioè, mi dai già fastidio. Stai già girando i coglioni. Beh, fa niente. Any excuse to get the top off, I'm doing it. Mi scusa per togliere la capote, che cazzo vuole dire? Probabilmente per sbrinarle, vorrà dire, non lo so. Well dressed, handsome. Handsome. And he smells fresh. And delicious too. Al profumo, perché sai che l'hai fissata con gli odori. Sa di giovane, perché è giovane. Attenzione! Attenzione, lui questo invece è un impresario, cos'è? Sembra un avvocato, po' Zac Efron da questa prospettiva. Zac Efron che però ha fatto viaggio per il giro per il mondo in 12 ore, frullato. Probabilmente. Ma dai, ma sì, dai, ma dove lo vedi Zac Efron? Io forse le sopracciglia di Zac Efron. A me sembra quello che vendrà folletto. My name is Sam, I'm 24 years old and I'm working in sales. Lavoro nelle vendite. Non ci credo. Non ci credo. Lo sapevo. Lavoro nelle vendite. Lo sapevo. È un rappresentante. L'ho detto. Working in sales and going back to school. Sto tornando a scuola. Ma cos'è che stiamo sentendo? I'm definitely ready to find love. Ma com'è che salivo le scale così? I'm Lynette. You, I'm Sam. It's great to meet you. Good to meet you. Sam e Lynette. Mi fanno un po' impressione. Capito. Sam. So hot and cute. Ma dove era caldo? Dai, bel ragazzo. Poi non è caldo. Male. Ma ti prego, ma dimmi. Allora, Massimo, lui è caldo. Due ma lui sexy, dov'è caldo? Sì. Te l'hai finito, c'è un altro? Il quinto. I'm Miles, I'm 24 years old. Mi chiamo Miles. Come Young Miles. I'm here to possibly meet the love of my life. Raga, lui è il nostro Ryan. I know I'm a catch because I have a beautiful smile. Lui ha un bel sorriso, secondo me se la sente anche, eh. Lovely body, I'm easy on the eyes. And I'm humble. Ah, I'm humble tantissimo. Hi, hello. I'm Barbie. Hi, Ken. Miles, nice to meet you. Little cuties. Però vedi quando fanno così, oh, little cuties, cioè non sei la madre. A me quella roba lì mi cringe. Sei la madre qua in questo caso. Little cuties. Poi quando cioè sei la spacca 90, così, little cuties, what's going on? Hi, I'm Crystal, nice Miles, to meet you. Nice to meet you. Miglia. Cioè, raga, hanno tutto mais con miglia. That's my type. I want to see what's under that shirt. Cioè, esco tutte lei le prende. Però lei vuole vedere cosa c'è sotto quella camicia. I just noticed there's 5 guys and how many are there? 6 women. Oh. Ah, lei l'ha notato, vedi? Grande, perspicace. Grande. But I'm a little worried by the fact that there's 5 of them and 6 of us. Non vi preoccupate, ma smarmelle. There's a bit of unknown going on. But I'm just leaning into it. Lei si appoggia sempre, cioè, non c'è problema. Nel dubbio mi appoggio. Ragazzi, sono al sesto cocktail, le signore. Loro sì, loro al sesto. Bellissimo come partono. Voglio trovare l'amore della mia vita, qualcuno che mi prenda mentalmente. Poi voglio vedere cosa sotto la camicia. Capisci? What are you drinking? Oh, I'm a whiskey kind of guy. Okay. Come me, zio. Amore, se io entrassi in House of Milf, farei la strage. Sì, perché tu sei un po', capito, fai il simpaticone. I kind of feel in Barbie right now. I love the color green. Ma lei che si asciuga già la bocca. La bava, raga, la bava. Si sta asciugando, raga, la bava. Cioè, Barbie comunque mi sa già un po' sicuro. Sta sbavando da un'ora e mezza, ragazzi. I love my Hispanic women. I'm fully aware of lust. Ancora? Cioè, sarei bello, zio, però vedi, è questa la cosa che non, ecco, che non va. Abbiamo capito perché usa le app di incontro. And right now, that's who I'm lusting towards. That's who I'm looking for. I'm fully aware of it. Secondo me, ragazzi, è un po' scemo. All right, who wants to make out first? Just kidding. I'm kidding. Attenzione, signori, si parte. Cioè, così? Si parte. E lui alza la mano, il venditore. L'ho detto, Zac Efron è spinto. Welcome to our first challenge. Yeah, let's go. Madonna. No, raga, questa è la prima sfida ed è ai limiti del far vedere. If Canada is known for one thing, it's maple syrup. Voi penserete faranno un esame matematico, oppure un test di cultura generale. Oh, hope that tastes good. Cioè, allora, you have a good energy about it. I'm an energy person. Lei è un energy person. È una lampadina.
I'm sorry, I can't get over your eyes. They're actually... Thank you. Grande. But thank you cosa? You have beautiful eyes, Barbie. Really. Thank you. Everyone has beautiful eyes. Lei è pazzesca, lei è proprio rispettosa. Sì, ma mi piace. Lei è proprio la tipica con cui litigare dalla mattina alla sera. No, non si fa così. Sì. Kelly non faceva così. Barbie is feeling intimidation, so she has to piss on her territory. No, deve pisciare sul suo territorio. But if you want to play like that... May the best woman win. Mamma raga, questi si scannano. What brings you to MILF Manor? Trying to find somebody called home. No dai raga, non è vero. Cerco di trovare qualcuno da chiamare casa. Raga, questa è la frase più poetica da dire a una cinquantenne. La sciogli, ragazzi. Lui vuole solo s***are, ma lei è presa. Beh, dove c'è la mamma c'è casa, dicono ovviamente in chat. Things getting better, Donnie. Can I get a drink? No, ma no. I do love older women. Detto così sembra che leggeriamo le donne anziane terrifica. They've taught me a thing or two, and then I pass it down. Lui mi sa proprio poter stare in silenzio. Ma tanto sono quelli che poi non concludono mai niente, vero, lo sappiamo. So keeping fit is like a massive thing for me. So you do have a six pack? Of course. Do you have a six pack? I mean, we can see it a little bit. We can see it a little bit, definitely. You definitely want to talk to me later. Definitely later. Can we see the inside now? Yeah! Ragazzi, entriamo in questa casa. La vediamo, cioè, magari. Siamo sempre fuori a bere. Cioè, solo è mezzanotte, una giornata a ubriacarsi. Real tea. Real tea, what does that mean? Cosa vuol dire? Non lo so. I got it. Room I'd like to Room I'd like to f***. No! Geniale! Raga! Cioè, è lei che ci è arrivata? È proprio settata. Oh! Raga, c'è la stanza del sesso. Messaggio, signori. For this challenge, each of you will pair up with a man. Qui devo fare le coppie per il gioco. Sì. Who's a lucky guy? You better not pick mine. Maya! C'è Bobo lui. Certo. Madonna, già no, questi credo. Sguardi. Really? Yeah! Joy, chi l'ha preso? Ah, lei. You know, I want to really meet him. I don't just want to say hello and be like, you have nice I want to like meet him. Okay, va bene, Joy. I'm the host. Oh! Ah, lei non ha beccato nessuno. Sì, quindi deve condurre il gioco. Here we go. Oh. Lei il folletto si becca. Sam. Ma raga, il folletto. Il folletto. Non ci credo. E allora lei va con Chris. Oh, ok. Ma è andata bene lo stesso. Go get changed into your swimsuits. Once you're ready, please head outside. Lei ha ancora le catene intorno al collo. Partners pour the maple syrup on each other. Ragazzi, guardate questa scena. The hell could we be doing with that? Obviously it's sexual, you know. Mamma mia, che sembra un po' un cavedano. Guarda, lei si continua a leccare le labbra tutte con la barba. Sta sbavando. Seeing Jacob in the Canadian Speedo. Yeah. Ah, cioè, allora, prima era un adesso che lo vedo in costume. Adesso è un figo. Anche lei in costume senza senso. Si sa mai che si debba buttare in mezzo allo sciroppo. Il conduttore, sai. Because if you guys get close physically, you can also get close emotionally. Questo non so, qualcosa di dire, ma potrebbe però, anche... lasciamo andare il corso sì, degli eventi. Sì, certo. Each pair will work together to fill a giant jar... Devono versare sui ragazzi e poi sversarlo là dentro. And the duo that fills the jar with the most wins the challenge. Quello che riempie che raggiunge la stanghetta più in alto. The winning duo will go for a romantic date out on the town. Il date fanno bellissimo. Sì, perché poi escono. Guarda come già tocca, non c'è niente, ma ancora deve toccare. On your mark, go! Si parte, go! Signori! Cioè, che schifo, ti si appiccica ovunque. Ah, insieme, ma cos'è sta mossa? Devono fare la mossa del gambero. Del gambero arcuato. Guarda, guarda, guarda. Che schifo, raga. Con il piede, ma non, raga, non no, sta mettendo raga, nulla. No, raga, ma dai, ma come fai? I'm an MMA fighter, so like, I don't like losing, I don't like coming in second. Tutto tranne che dentro ma come fai a prenderlo dalla schiena? Beh, così, questa è una bella tecnica. Adesso inizia. Sì, ma nessuno di loro sta realmente facendo il gioco. Lei se ne sta fottendo. Non ha capito che deve portare il... lo sciroppo d'acero di là. Faglielo godere. I am having a delicious time. Ma lei è ancora lì. Lei è ancora guarda lì. Lo sguardo di lui come per dire, oh, che cazzo, un gioco da fare qua. To run my hand. Cioè, lo sciroppo sta penetrando dentro l'epidermide. Lui sta diventando un'ape. No, ragazzi. This is definitely not boring. Ma no, no, solo qua sopra. Really nice.
And he's definitely growing right now. No, ma lei deve smetterla perché... Jacob's make believe went from rrr to rrr. No, no, signori! Raga! No, ragazzi, no! Questa no, sarà l'immagine no, della copertina! Guarda la faccia! But I also want to go on a date and I, yeah, I would definitely like to get to know Jacob. Sono passati 34 minuti e vale tutta la prima stagione. It's hot. Che cazzo sta fa? Ma cosa c'entra? Ma da dove è arrivata lei? Scusa! Ma ragazzi, lei presentava! Allora, c'è andata a slinguarsi io... il tipo! No! Just your nose! Cioè, lui ha tirato fuori la lingua, pensava che volesse rimanere. No, your nose! I'd like to get under here a little bit, sorry. No, ragazzi, aspetta! Oh, you can help out too. Well, what? No, ragazzi, no. No, io no, sono lei, scioccata. Lei ha toccato il suo... e ha leccato. Io mi sento ufficialmente male. Il famoso pene da caccia. Oh, hope that tastes good. No, ragazzi, si stanno leccando. Chi avrà vinto, raga? 3, 2, 1. Comunque, ragazzi, cioè, dopo questo gioco potrebbe anche finire la... Cioè, reality. Hanno già fatto tutto, si sono già toccati ovunque, cioè... E tutto quello che da vedere abbiamo visto. Crystal and Chris, you won the challenge and the first date. Crystal no. And Chris. Hosting, you also get to ask somebody on a date. Certo, no, perché lei deve essere sempre al centro. Ma gli autori grandi. Proprio apposta. I thought Jacob tasted the best. No, sapeva di buono. I graciously accept. Cioè, nessuno lo voleva, Jacob. E adesso? Ora che abbiamo visto che fa il triathlon, Iron Man e tutto, lo vogliono. Oui, oui. Oui, oui. E così è. Oui, oui. Quindi appuntamento fuori. Sì, prima esterna. On a date myself, and I would have picked Chris, but Crystal won the challenge. Ho capito, no, lei ha scelto Jacob, però vuole sfidare. Comunque è lo stesso posto dell'anno scorso. Sì, uguale, in Canada però. Ah, no, che hanno trovato la location, come ha fatto? We're walking in, what were your thoughts? Well, I think you were one of the first people to walk in. You were already like, schwing. Quindi lei, con il Chris, è impazzita. So I'm curious to know who you guys were attracted to at the house. Sentiamo. 100% you, Barbie. Ah, lui dice lei. I'm gonna say, if I'm being honest, I have my eye on Barbie. No! Ma lui è un cretino. Vabbè, ma sei scemo. Ma è scemo. Crystal messa in un angolo. Lei gongola perché dice, siamo qui, siamo usciti. Due uomini per lei. Cioè... Guys. Lei gode, raga. Intanto in casa, loro? Cosa fanno? Leggeranno la Bibbia? Vediamo. Certo. No, eccoci. Beh, si può leggere anche così. Sì, certo, con un bicchiere di vino in costume. Ma lei va in piscina. What is this? You wanna go in the hot tub? Idromassaggio? Yeah. Joey. Let's do it. Non era tanto convinto il tipo, però. Would you say like, you know, in bed and stuff, would you consider yourself to be dominant? Beh, ci si conosce così, cioè non è, ma tu da dove vieni, certo, cosa no, hai no, studiato. I do like to be the dominant one. Ecco perché è entrata con le catene. Raga, ve l'ho detto subito. Avevi detto che avrebbe legato certo qualcuno. Certo. Have you ever had your butt bitten? Ci pensa però. No. Would you let me buy your butt? Lei dominante. Mi presa male. Attenzione. Mi faccio dominarle senza forse le catene, le e cose. E poi un morso del culo, no, I just think you have a biteable butt. Lei non risponde, beve l'acqua dell'idromassaggio piuttosto. Così sta riempendo il bicchiere. There has been a girl I've been with since I was 18 that I didn't bite her butt. Da quando avevo 18 anni c'è stata una ragazza qui non abbiamo mosso il... Do you think my bite is that good? Yeah, I just want to bite it. Really? Se lo fa mordere adesso. No, raga. Adesso se lo fa mordere. Qua, così. Ormai mi aspetto di tutto. You should stand up right now. It's your bite. My butt, okay. Yeah. No. Te l'ho detto! No, raga! No. Ha fatto la faccia di me. All'inizio. Sì, ha fatto giusto quello che... E poi... Okay. See, just a little nudge, nothing crazy. Ma infatti dico, aspetta che roba extralunare. It's a good butt. Lei è conquistata. Lui sommelier dei culi. But I still want to make out it. Ma che cazzo? Dici, limone, signori! Cioè, ma lui, cosa dici? Lui basta no, che... Stiamo ma perdendo il controllo! Cosa? Definitely got the juices flowing. Si è accesa la lampada! I think I'm really into him. Madonna! La lingua nell'esofago, porca di quella puttana! Is definitely my type, and we'll see where it goes from here. Raga, fanno...
Vabbè, ma certo, scusami, dopo 3 ore che ti conosci sei così. And you bit my lip. I didn't bite it, that was a suck. I know, but it was a suck. Primo limone, signori. E loro che bello. E loro a mangiare. What's the oldest woman you've ever been with? 35. I love older women. 35, una donna anziana per lui. Are we vibing? We're vibing. Are you getting a boner? Are you getting a boner? Ma perché? Perché? No, ragazzi, ma cosa stiamo vedendo? Yeah. Ci ho pensato. E poi yeah. Ma stanno, cioè, stanno rimorando. Adesso cioè... li mette la mozzarella. No, ma ragazzi, ma raga, io ma... non so neanche cosa commentare. Ragazzi, non era tanto sexy questa no. cosa. Don't do that. Mamma mia. I have not had a day like that in a long time. No, io comunque sarò sempre dell'idea che questa roba è tutto il contrario, tipo del sexy ed eccitante. Cioè, ti metto la mozzarella in bocca e te la prendo. Tutto a posto, amore. Lui è al settimo bicchiere di whisky, sa. Madonna, ma veramente? Sta morendo. When is the last time you've been in love? If you ask me, I fell in love with fighting. Vedi che c'è qualcosa che non va. However, I know what I need and that's just not gonna work for me. Ma dai, ma veramente, ma scusa, sì, ma chi è che ci andrebbe con uno così? No, infatti, bellissimo, infatti, ma non dovresti però... mai aprire la bocca. Ragazzi, risorge il sole in Canada, Messico. I had a dream about you. What was it? I bit your butt again. Lui ormai è fissato. Cioè, lei già come se fosse insieme. Oh, ma già. Can't explain the connection, but would I let Joey bite my butt again? 100%. Va bene. Cioè, non è che tipo, okay, abbiamo una grande connessione quando abbiamo parlato, sai, di quell'esperienza. No, quando l'ho lasciato mordere il mio sedere, cioè, sì, 100%. He's sexy. Loro cercavano l'amore vero, attenzione. I mean, Barbie's number one. Obviously. Got the... yeah. Chi è Bobby? Barbie, hanno scritto Bobby. È perché lui dice Bobby. Perché lui dice Bobby. I mean, Bobby's number one. Bobby. Dice Bobby. Cioè, Bobby è Barbie. Cioè, Barbie. Bobby's number one. Prenditi conto come parla. I think the Bobby's number one. I think that Chris doesn't try and connect with Barbie. Obviously, he's a good looking guy. Ma invece... Bobby. I got there first, so he's gonna have to step aside. Certo. Va bene, vedremo, certo, vedremo. Passa il tempo, ragazzi. Keep us feeling young and you do activities that we can keep up with, like... Attenzione, signori. Però, ragazzi, giungono delle macchine. The moment. Ma non vedremo mai niente. Secondo me, raga, i padri sono 100 volte più sexy dei figli. Sì, anche col plus. E poi, tu dimmi, poi loro come andrebbero più con i figli? My body's changing, I'm getting a little bit older. Eccolo. Cioè, guardalo, guarda, solo dalla schiena lo vedo. C'è uno anche con le stampelle. L'hanno preso direttamente dall'ospedale. Guys. Oh god. Guys. It's my father. It's my dad. My dad, signori. Oh my god, it's my dad. No, ragazzi. Ovviamente tutti dei fighi a luce. Cioè, sono delle statue, sono i padri. Sono dei figli. It's my dad. Ma amore, io non pensavo alla prima puntata. Io pensavo tipo a metà. Qua colpo di scena, eh. Oh my god, they are handsome. E vedi, certo, te l'ho detto. Tranne lui che poverino I feel faint. Me too. Oh, squeeze your butt cheeks together. Attacco di panico. Oddio, ma lui sta svenendo. Ma un attacco di panico. Ma che fighi sono. Cioè, a 50-60 anni. About to get spicy. I need another drink. I think I need one too. Nel dubbio beviamo. Wow. No, raga, finisce così. Finisce così, signori. La prima puntata di House of MILF 2. E non ci ha affatto delusi. Stupendo, ragazzi. Continuate a lasciare like, commentare sotto il video. Ci vediamo alla prossima puntata di House of MILF. Mi raccomando, siamo qui per le smarmellone, perché arriverà anche Kelly. E gli smarmelloni adesso, quest'anno. Sono entrati i padri, signori, i padri. I padri, ciao.